Ecco qua, anche quest'anno a Natale facciamo lo stoccafisso. Abbiamo questa bella coda. Gli diamo una tagliata. Quest'anno lo facciamo rosso con pomodorini, sempre patate, un po' di rosmarino, e sedano, carota e aggiungiamo un po' di concentrato di pomodoro perché lo facciamo nella versione che potrebbe essere usato anche come sugo, ad esempio andrebbe bene sulla polenta che qui facciamo sulla spianatura, sulla tavola di legno, bel sugo rosso di stoccafisso sopra. Ed è diverso da quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Ecco che abbiamo tagliato la nostra verdura, l'abbiamo fatta a dadini. Notare coltello avuto per regalo in ceramica, che è una cosa veramente chic. Adesso spezzettiamo lo stoccafisso e poi andiamo in cottura. È già perfettamente pulito. Io direi quindi di tagliarlo. Questo è tagliantissimo. Tagliamo. Magari qui facciamo così. Ecco adesso andiamo in pentola. Allora, dobbiamo mettere almeno un bicchiere d'olio per ogni chilo, perché poi cuocerà lui nel suo olio, un paio di agli in camicia o come nel mio caso nudi, del rosmarino come base antiaderente, rosmarino fresco dell'orto. Andiamo a disporre i pezzi avendo cura di tenere la pelle rivolta verso il fuoco, verso il basso. Mettiamo un po' delle nostre patate, carota e sedano. Usiamo questo concentrato di pomodoro, io uso Mutti, che ha una bontà ormai consolidata negli anni, bel colore. Sfumiamo con un buon bianco, io ho aperto questo Chardonnay Santa Margherita, anzi qui non è questione di sfumare, qui proprio accompagniamo la cottura con questo vino bianco, diamo una pepatina qua e copriamo lasciando andare a fuoco basso il tutto per circa un paio d'ore. Ecco
dopo una mezz'oretta di cottura sta prendendo già colore, sta andando piano piano, quindi diciamo che tutto procede abbastanza bene. Ed eccoci quasi al termine della cottura, mancano pochi minuti. L'odore è fantastico, eppure il sapore sarà quello giusto. Ed eccolo qua, il nostro stoccafisso in umido con patate è pronto. Adesso lo impiattiamo e la vigilia di Natale anche quest'anno è nella tradizione. Ed ecco il nostro stoccafisso pronto per la vigilia, con tanti auguri di Buon Natale a tutti gli amici del blog. Stoccafisso in umido con patate alla ancoretana, alla marchigiana.